Nell'ambito del programma di investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese, Autostrade per l'Italia ha dedicato alla mobilità della Toscana investimenti per 6,3 miliardi di euro, di cui 3,9 miliardi già eseguiti. Sono in corso lavori per circa 1 miliardo di euro e sono previsti 1,4 miliardi di euro per progetti futuri. Inaugurato a marzo 2022 il nuovo tratto tra Barberino di Mugello e Firenze Nord con la Galleria Santa Lucia, la più lunga d'Europa a 3 corsie, realizzato da Amplia Infrastructures con direzione lavori di Tecne. Approvato dal MIMS il progetto di riqualifica delle 2 carreggiate esistenti in direzione Nord con lavori di ammodernamento per 80 milioni di euro. Previste iniziative di potenziamento del territorio, fra cui interventi sulla viabilità tra il centro abitato di Firenzuola e lo svincolo autostradale di Firenzuola-Mugello. Rientra tra gli interventi in corso l'ampliamento a 3 corsie di circa 18 km nel tratto di A1 compreso tra lo svincolo di Firenze Sud e il casello di Incisa, suddiviso in 2 lotti. Il primo lotto, relativo ai primi 6 km di ampliamento, è in corso di completamento. Tra le attività in corso di ultimazione rientra la sistemazione finale delle corsie di emergenza, in entrambe le direzioni, all'interno dell'area di servizio Chianti. Il secondo lotto, relativo agli ulteriori 12 km di ampliamento, è stato avviato ad aprile 2022 con durata lavori di circa 4 anni. Vedrà la realizzazione della nuova Galleria San Donato, lunga 1 chilometro. Rientrano all'interno della tratta numerose opere per il territorio, di cui beneficeranno i comuni di Bagno a Ripoli, Figline Valdarno e Rignano, come importanti sistemazioni a verde, la variante di Troghi e il parcheggio dell'ospedale Santa Maria Annunziata, le cui attività sono in fase di avvio. Nella tratta A1 Firenze Nord-Firenze Sud è in corso di completamento l'arredo urbano della Galleria Casellina, per armonizzare le opere autostradali e ricucire il tessuto urbano del comune di Scandicci. Tra gli interventi in approvazione al MIMS rientra l'ampliamento a 3 corsie di 16 km di autostrada A1 fra gli svincoli di Incisa e Valdarno. Previste opere di riqualifica del territorio tra Incisa e Valdarno, come il potenziamento di un tratto della SR 69 nel comune di Reggello, la costruzione del nuovo ponte sull'Arno nel comune di Terranova Bracciolini e la realizzazione di diverse piste ciclopedonali. Avviate le attività propedeutiche relative al progetto di ampliamento della 3ª corsia del tratto della A11 Firenze-Pistoia, che prevede un intervento complessivo su 27,4 km di autostrada, con un investimento di 600 milioni di euro e attualmente in fase di approvazione al MIMS. Le attività prevedono l'adeguamento di 6 svincoli, tra cui il nodo urbano di Peretola, la realizzazione dello svincolo di Pistoia Est, di 17 cavalcavia, 2 nuovi viadotti e del cavalcavia nodo di Peretola, 14,6 km di barriere antifonte. Completati inoltre i lavori di ammodernamento delle 3 gallerie nell'area urbana fiorentina per un investimento di oltre 11 milioni di euro. Le iniziative in Toscana hanno l'obiettivo di agevolare il traffico tra nord e sud per contribuire al rilancio economico-industriale e rendere i transiti più sostenibili. Rientrano nell'ambito del piano strategico di trasformazione del gruppo Autostrade per l'Italia, che mette al centro la sostenibilità, la gestione integrata della mobilità e la digitalizzazione delle infrastrutture per una rete più sicura e innovativa.